Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera direttore, partita difficile da commentare. Da dimenticare, non difficile da commentare. Oggi bisogna accettare quello che è venuto sul campo, hanno meritatamente, loro hanno vinto, noi abbiamo dato niente praticamente e ci dobbiamo ricompattare velocemente e tornare a essere quelli che comunque siamo stati per un po' di tempo. La domanda io gliela devo fare, dell'Icarri, al di là di quelle che saranno le condizioni del tecnico Zeman, a cui ribadiamo l'in bocca al lupo di pronta guarigione, a rischio la posizione? Assolutamente no. Cosa non ha funzionato questa sera? Ma tutto, dal primo all'ultimo, non si salva nessuno, non si è salvato nessuno, è stata un po' quasi la partita a specchio di Gubbio, forse un qualcosina meglio il secondo tempo, ma meno il primo. Indubbiamente dobbiamo resettare, lavorare, stare zitti in silenzio, ricompattarci, portare dalla nostra parte i tifosi che in questo momento non lo sono giustamente. Soprattutto sulle scelte, no? Simili a quelle di Gubbio, ancora un centrocampo leggero con le mezze ali e ancora una volta il Pescara che non è riuscito a opporre la fase di non possesso. Ma no, non possiamo pensare al discorso di dare sempre colpa solo al centrocampo delle scelte e quant'altro, è un discorso di squadra, di avere in dei momenti del genere, in partite del genere, anche la cattiveria giusta, la cattiveria agonistica, perché questo è uno sport di agonismo. Studio per il DS dell'Icarri all'auricolare. Sì, questo è vero Daniele, però insomma non si fa filtro a centrocampo, non si vince un contrasto, mi viene da dire queste due cose semplici che magari possono essere confutate, ci mancherebbe altro. Sì, no, ma questo sicuramente è un elemento importante da considerare, il discorso di non far filtro, di non prendere le seconde palle, di non essere aggressivi, soprattutto nella seconda palla, però al di là di questo poi non si può imputare solamente un reparto quello che è la condizione di oggi o quello che è stata la condizione di Gubbio. Ancora una domanda per il direttore? Beh, Gianluca Colonnello. Ciao Daniele. Ciao Gianluca. Ciao Daniele, ti capisco, ne abbiamo parlato anche prima, bisogna dimenticare questa partita, però volevo chiederti, siccome ho seguito soprattutto le ultime quattro partite, ho chiesto anche prima, queste continue disattenzioni. So che molte volte quando non arrivano i risultati si perde soprattutto di sicurezza, però queste continue anche da parte dei singoli. Ma guarda Gianluca, ti dico la verità, disfare e fare sempre la squadra cercando di mettere un centrocampo, una difesa diversa, tante volte può comportare anche delle disattenzioni di reparto e anche singole. Sicuramente la squadra non ha fatto una buona partita, un'ottima partita, anzi ha fatto una pessima partita, però poi indubbiamente ci vuole qualcosa che viene da dentro, perché questo, come dicevo prima, è uno sport agonistico, se non diamo qualcosa di personale e i singoli non risolvono le partite. Massimo, se una domanda tu, se no chiudo con due osservazioni io con dell'Icarri. Una domanda veloce, perché in distinta non c'era Brosco, almeno che abbiano sbagliato a girarcela, ma non credo. Che cosa è successo? No, non c'era, aveva la febbre. Ha avuto la febbre. Perfetto, era una curiosità, sì. Perché rientrava dalla squalifica, allora per questo. Prego. Io le chiedo a dell'Icarri due considerazioni per chiudere, col senno di poi è facile dell'Icarri, ma considerato il protrarsi dell'assenza di Vergani, che non è così immediato il rientro, idem a Cornero, farebbe delle scelte diverse, rafforzerebbe con un giocatore un po' più di qualità, non che Sasanelli non l'abbia, ma comunque già pronto per la categoria? No, perché se l'avessimo trovato l'avremmo fatto, abbiamo preferito investire su un giocatore giovane per il futuro, ma non c'era l'opportunità. Io ho sempre parlato di opportunità migliorative non ce n'erano. L'ultima riguarda ancora la guida tecnica, lei ha detto che Zeman non è in discussione, ma è una scelta già decisa o aspettate la giornata di domani, ne volete parlare con il presidente? È una scelta già decisa, ne abbiamo parlato col presidente anche stasera, ne ho parlato col presidente. In questo momento sì, sicuramente attendiamo naturalmente che si vada tutto a buon fine quello che è l'esito del mister, che è la cosa più importante, e poi è quello che ho detto.